ragazzi, sono Mystics, Odd Video Production. Oggi ho il piacere di presentarvi questa bestia. Questo è il amplificatore EVH5150 Iconic 40 Watt della EVH. Prima di iniziare questo video devo ringraziare la Lucky Music che mi ha mandato gratuitamente questo amplificatore per provarlo qui per voi, quindi per farvi sentire un po' come suona, e se vi piace ovviamente avete il link in descrizione direttamente della Lucky Music dove potete acquistare questo amplificatore. Lucky Music spedisce in tutta Europa, quindi non c'è nessunissimo problema. Prima di iniziare questo video però vi suggerisco di iscrivervi al mio canale YouTube se siete interessati a questo tipo di contenuti, questo tipo di video. Attivate sempre la campanellina per ricevere tutte quante le notifiche in tempo reale. Potete anche seguirmi su Instagram dove sarò molto più veloce a postare, ad esempio posto video di unboxing dei prodotti che mi mandano direttamente da tutto il mondo. Per esempio l'unboxing di questo amplificatore l'ho già fatto su Instagram, se non l'avete visto vi rimando a vederlo. Ma se volete supportare ancora di più questo mio canale YouTube, iscrivetevi alla mia pagina Buy Me a Coffee, avete il link in descrizione. Praticamente supporterete questo canale. Se siete membri della pagina otterrete gratuitamente Impulse Response che utilizzo nei miei video, preset di chitarra, tante cose utili per la produzione audio di alta qualità e completamente gratuite se siete appunto membri della pagina Buy Me a Coffee page. Ok, iniziamo la recensione di questo amplificatore. Innanzitutto è un amplificatore, adesso sto utilizzando la versione combo, quindi abbiamo uno speaker EVH della Celestion, 12 pollici, suona davvero molto molto bene, avete il classico sound di un PV praticamente, quindi EVH, PV, avete quel classico sound, quel brown sound. È un amplificatore molto versatile perché abbiamo dai 3 ai 4 suoni che possiamo ottenere con questo amplificatore, completamente valvolare, ve lo ricordo. 40 watt non sono per niente pochi 40 watt, perché se davvero utilizzate 40 watt, che 40 watt vuol dire col master al massimo, diciamo che è troppo anche per un club, per uno stage, per stare sopra la batteria, è troppo. E infatti questo amplificatore ha anche la caratteristica di attenuazione, ma andiamo per ordine. Allora, vediamo innanzitutto i principali controlli che avete sopra, quindi sul top, e poi andiamo a sentire un pochettino di suoni. Innanzitutto abbiamo la possibilità di utilizzare due canali, quindi canale 1 e canale 2 con questo switch. Sul rosso abbiamo il canale 2, sul verde abbiamo invece il canale 1. Abbiamo poi separatamente i gain, che questi sono praticamente i, diciamo, i pre-volumi del nostro amplificatore, quindi i nostri preamp 1 e 2. Nel preamp 1 abbiamo lo switch overdrive, infatti questo canale 1 suonerà innanzitutto come un clean, davvero molto molto pulito, e poi possiamo andare a saturarlo, quindi alzando il nostro gain saturiamo il nostro pulito e otteniamo un crunch molto bella, una bella pasta cremosa, e con l'overdrive abbiamo un suono proprio hard rock, quindi possiamo utilizzare hard rock, ma hard rock molto spinto. Invece col secondo canale abbiamo uno stage di gain molto più elevato e quindi possiamo fare suoni rock metal. In più abbiamo lo switch burn che ci dà uno stage ancora di più di gain, ne ha da vendere di gain, l'avete già capito, ne ha davvero da vendere. E nel secondo canale possiamo andare a utilizzare il noise gate, ma vi annuncio già che questo noise gate è praticamente inutile, dovete utilizzare un pedale esterno se volete fare metal, perché non vi va a pulire veramente bene il segnale. Vi va un pochettino ad attenuare il rumore di fondo, ma vi serve un pedale. Infatti dopo utilizzerò questo amplificatore con un pedale noise gate. Abbiamo l'equalizzazione che è condivisa in tutti e due i canali, quindi low, mid e high. Davvero molto mi piace come funzionano i controlli, quindi riusciamo a scolpire bene il nostro suono. Poi abbiamo la sezione volume, questa è la sezione master volume, quindi volume 1, volume 2 e il boost. Questo boost è un boost non di gain, ma è un boost di volume, quindi questo si potrà attivare solamente con il foot switch che è incluso. Nel foot switch possiamo attivare il canale, quindi scegliere canale 1, canale 2 e attivare o meno il boost, e noi possiamo decidere quanto andare a boostare in dB, quindi questo utilizzato sicuramente per gli assoli, molto molto comodo.
Il riverbero è un riverbero a molla, non sono molto entusiasta dei riverberi a molla, però c'è, se vogliamo blueseggiare un pochettino con il clean si può fare, resonance and presence per il nostro power amplificatore. Per quanto riguarda il pannello posteriore, che adesso da lì non potete vederlo, ma vedete con un B-roll, abbiamo tre switch, il power on, standby on, e questo switch molto interessante che è il power level. Infatti possiamo utilizzare questo amplificatore full, quindi a 40 watt, oppure a un quarto, che sarebbero 10 watt. E vi dico già che 10 watt sono tantissimi per suonare in casa. Ad esempio io qui nel mio studio ho provato a utilizzare il 10 watt, non ci sono differenze, quindi non sento, di solito sento un calo di basse, che quindi gli amplificatori con davvero basso wattaggio perdono un pochettino di basse frequenze e sono anche un po' meno frizzantini, quindi perdono un pochettino le frequenze agli estremi dello spettro. E invece qua non ho sentito nessun calo, quindi mi piace molto come è stato ingegnerizzato. E vi dirò di più, 10 watt sono tantissimi, davvero tantissimi. Io ho provato ad un quarto e poi a giocare con il master, io arrivo a 3 massimo, 3-4 di volume nel mio studio. Quindi da suonare in casa 10 watt sono tantissime, sono davvero rimasto davvero impressionato di quanto 10 watt siano tanti, 10 watt di volume stiamo parlando. Quindi i 10 watt ovviamente come li avete? Li avete se andate col volume al massimo, quindi a 10, ma se lo utilizziamo a 3-4 in realtà non abbiamo più 10 watt, ma stiamo utilizzando realmente 3-4 watt, quindi sono davvero, come si dice, qualcuno diceva, sono davvero euforico. E infatti è così, perché utilizzando a 3 watt più o meno avete un volume che è davvero molto molto convincente, molto più che suonare in una stanza, bedroom volume diciamo. Quindi potete davvero suonare tranquillamente in casa, in un garage, in un club, ma anche molto di più, in un stage molto molto più grande, fino a 40 watt, quindi davvero versatilissimo. Poi possiamo anche utilizzare direttamente l'uscita speaker emulation, perché abbiamo un impulse response all'interno che emula appunto uno speaker, e andiamo direttamente o in un sistema PI, quindi se vogliamo andare a suonare in un mixer direttamente in un club, oppure andare a registrare direttamente in scheda audio in modalità silenziosa. Perché? Perché abbiamo questo switch power amp che possiamo andare a mutarlo, quindi andiamo a mutare il power amp e andiamo a registrare in modo silenzioso, quindi non uscirà più il suono dal nostro speaker, ma registriamo in modo silenzioso. Quindi molto versatile, possiamo utilizzarlo anche come se fosse appunto un amplificatore, un modeler ad esempio. Quindi molto interessante. Poi abbiamo il pre-out effect loop per utilizzare i nostri pedali, foot switch e due casse che possiamo utilizzare in parallelo fino a 16 ohm con lo switch. Andiamo a sentire un pochettino di suoni. Allora, cosa sto utilizzando oggi? Oggi utilizzo la mia Gibson Les Paul Standard con pickup Alnico 5 e vado direttamente con il cavo nell'insert dell'amplificatore. Però sto utilizzando anche qua dietro, non so se lo vedete, un Torpedo Captor X. Voi dite, perché utilizzi il Torpedo, che è appunto un attenuatore, e non utilizzi l'attenuatore dell'amplificatore? Perché come vi ho detto prima, in realtà 10 watt sono già tantissimi, però volevo utilizzare l'amplificatore, farvelo sentire realmente in tutta la sua potenza, quindi con il master elevato e appunto in 40 watt. Ovviamente non posso farlo nello studio, ma in qualsiasi posto, senza un attenuatore di potenza, e quindi oggi utilizzo 40 watt, quindi full, l'amplificatore. Infatti è già un pochettino caldino, le valvole si stanno scaldando. Attenuo meno 36 dB, mi sembra. No, attenuo a metà, attenuo a 20 dB, e esco e vado direttamente nello speaker, lo speaker interno EVH della Celestion 12 pollici, che suona davvero molto molto bene. Come sto registrando il tutto, ho un microfono Jay-Z Microphone V12 della serie Vintage direttamente in scheda audio. Ok, allora iniziamo con il sound pulito, quindi canale 1, andiamo a abbassare il gain. Alziamo il master. Sentite com'è bello pulito.
ma anche ricco di armoniche perché va al volare. Low. Questo amplificatore ha bassi da vendere, ricordatevelo. Sentiamo subito il riverbero a molla. Possiamo anche aggiungere molto di più. Bel pulito. Andiamo adesso ad alzare il gain di questo pulito. Quindi andiamo a saturarlo un pochettino. Sentite che inizia a saturare. Al massimo. Così andiamo a saturare anche le valvole finali. Bellissimo, bellissimo. Ma non abbiamo solo questa sonorità nel pulito. In questo canale, in questo primo canale, abbiamo la possibilità di attivare l'overdrive, abbasso un po' il gain generale e abbiamo uno stage completamente diverso e quindi abbiamo un crunch che diventa un crunch molto spinto appunto per hard rock. Sentite che c'è un leggero rumore di fondo? È perché qui non abbiamo il noise gate. Quindi è un peccato perché in questo canale non abbiamo il noise gate. Comunque molto dinamico come canale, quindi si può controllare molto molto bene, anche se io vado al massimo col gain.
Passiamo adesso al canale secondo e qui abbiamo uno stage ancora diverso, una pasta sonora diversa. Quindi andiamo sul secondo canale, abbiamo il LED rosso da 0, andiamo a sentire un po'. Ma non contento, io posso anche andare ad attivare il burn, quindi andiamo a bruciare queste valvole. Diciamo che questo canale secondo me è più indicato per un lead, quindi per gli assoli. Invece per la ritmica secondo me è meglio il canale verde, paradossalmente il canale pulito ma appunto con l'overdrive. Quindi sentiamo la differenza adesso fra canale 2 e canale 1, inteso in un sound più metal. Secondo me è molto più dinamico il canale, quello verde, appunto il canale 1, mentre il secondo ha una pasta completamente diversa, pasta sonora, è un pochettino più calda forse, è più indicato secondo me per gli assoli. Il problema di questo canale però è il noise gate, perché come sentite, se io apro, ovviamente qua siamo altissimi di gain, però se apro il volume della chitarra, c'è molto casino. E adesso il noise gate è al massimo, senza il noise gate . Se chiudo il volume, silenzio. Quindi il noise gate in realtà non funziona molto bene, o meglio, ti va a pulire un pochettino il suono, però non funziona come un gate, appunto, non ti va a chiudere completamente il rumore di fondo. Ed è per questo che oggi andrò a utilizzare il Rev G8 Noise Gate. Avete il link in descrizione anche di questo pedale e sentiamo un po' come secondo me dovrebbe suonare un amplificatore metal, quindi con un noise gate che funziona bene. Silenzio. Forse un po' troppo. We'll be right back.
Sentiamo adesso invece con l'attenuazione un quarto, quindi 10 watt. Cioè io posso anche parlarci sopra, non c'è nessunissimo tipo di problema. In questo momento ricordate che sono 10 watt, ma sto utilizzando anche il captor, quindi ho un'attenuazione di meno 20 dB con il captor. Vi faccio solo sentire la differenza di volume che c'è fra 10 watt e 40 watt, ma in realtà è tutto da portare molto più alto di volume. 40, 10, 40, 40. Insomma, molto molto utile l'attenuazione di un quarto, cioè l'attenuazione a un quarto di watt. Andiamo adesso a sentire invece come suona l'amplificatore direttamente con l'emulazione speaker XLR. Quindi andiamo a registrare direttamente in scheda audio in modalità completamente silenziosa con l'input response che c'è all'interno appunto dell'amplificatore. Ragazzi, secondo me un amplificatore molto molto versatile che potete utilizzare sia in casa per suonare direttamente con lo speaker o utilizzare per registrare direttamente in scheda audio in modo silenzioso. Potete utilizzarlo anche in sala prove senza nessun problema, perché 40 watt sono tantissimi e secondo me bastano 10 watt anche per suonare con in sala prove, stare sopra il volume di una batteria appunto acustica. Potete suonare anche in uno stage perché 40 watt sono tantissimi. Insomma, avete il link in descrizione per comprarlo direttamente da Lucky Music, che ringrazio nuovamente. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!